come ho fatto io a entrare nella filibusta? Perché la filibusta era il nome dato a quei quattro filibustieri che erano in borgo, che c'era Egnosani, Italo, Krimen, Beccari, adesso Marelli. E io ero di città, ero un po' visto male. Se non che un giorno pioveva che Dio la mandava e io passavo con sta Vespa lì davanti alla curva di Egno a manetta, no? Strisciavo veramente, ma strisciavo le latte e facevo le scintille. E se non che dai uno e dai due ho fatto un scappassone, Dio buono, che non finivo più da rugolarmi, ero sul pavè, ero una maschera di sangue. L'orologio era uno strumento indispensabile in una gara di regolarità, dove l'importante è tagliare il traguardo al momento giusto. Non tutti i partecipanti, però, ne possiedono uno. Ognuno partecipa come può, con quello che ha. Ci vestivamo con quello che avevamo, pantaloni, giacchetta nostra. E la maglietta fin qui, maglietta con le maniche corte. Il casco c'era, l'unica cosa di protezione era il casco. Il mio casco era di compensato, fatto da un amico, era bello, verniciato. Riuscivamo a comprare. E anche la prima gara che ricordo del 61 avevamo il casco. Non credere, ma era un casco proprio artigianale, normale. Quindi comprare il casco già allora era un impegno. Il bello era che si partiva quindi con un carrello portamoto non collaudato fatto in casa, si partiva in una 500 in 4 con tre moto dietro, quindi potevate capire la velocità o la comodità, e si andava a fare queste gare nelle vicinanze di San Marino, Gemmano, Monte Cerignone, anche ci sono state diverse gare. E hanno organizzato sta gara loro a Rimini, sta gara hanno organizzato. C'era una sfida feroce con i vicini di Rimini, gli Argilli, gli Andreani. Era il mese di ottobre, una giornata proprio piovosa, hai capito, brutta. C'erano tutti gli Argilli, Andreani, erano dei fuorifondisti, i più codi, secondo lui, tutto fuori strada. Sono andato a provarlo la mattina, che mi ha portato uno di lì del posto, un ragazzo del posto, mi ha fatto vedere il giro. Io proprio in Slatigna, una volta come con la team, c'era anche 20.000 lire, mi diede quello della Giliere, che non c'è mai successo, che era un tirchio che fa paura, ma c'era tutta Rimini a stare a vedere lì. E Pasolini l'ha detto, Sazzani non da fe, che è un equilibrista che fa paura, veniva giù tutta cana, con Claire e l'era, Dio buono. Fra sfide clandestine e colpi di rivoltella si arriva al 25 marzo del 1961, una data storica per il motociclismo sammarinese. Dopo i duelli in strada, le gite fuori porta e le serate passate in officina, arriva il giorno della gara che segnerà l'inizio della storia delle corse in Repubblica, il giorno della prima Gran Coppa Libertas. È stata un'avventura allora, perché i soldi non c'erano. Gli aderenti usavano le moto per andare a lavorare e poi si dava una ristrutturata prima della gara, qualche giorno prima, una lavata, una ritoccata al carburatore, un po' il motore, le gomme. E si partiva. Il pubblico era numeroso perché Italo con mio zio Rosolino Martelli, con mio zio Floc, Giovanni Volpinari, aveva una 500 e sono passati per tutto il percorso con l'autoparlante e lo speaker per dire che il tal giorno c'era la gara, di tenere custoditi gli animali, di fare attenzione, di non andare sulla strada. Ecco, tutti questi messaggi qui hanno creato un po' di pubblicità. E quindi sulla piazza si era andato un sacco di gente, sulla piazza di Borgo naturalmente. Le gare partivano sempre da lì.
prima del 61 l'ha vinta Marino Maiani. Allora aveva una Lambretta 125, mi sembra D, forse D, e era stato soprannominato per via della vittoria il postino volante, perché lavorava alle poste. Erano gare a cronometro, non erano proprio di velocità. Coppa Libertas, quando è stata fatta ci avevamo, mi ricordo, il permesso dalla gendarmeria quel giorno di farle tutte senza marmitta. Questa era stata una roba, una concessione per noi eccezionale, perché sentire rombare quei motori era una roba. E di lì la prima volta si è visto di tutto per dire, no? Dal Lambrettino al 500 Saturno, al Triumph, a tutto, c'era di tutto.